Ernst Kram, chef e pasticcere delle bollicine dell'asti e del moscato. Che cosa vuol dire cucinare con l'asti e con il moscato? Buongiorno a tutti. La prima cosa è conoscere la materia prima, soprattutto conoscere lo spumante asti DOCG e conoscere il moscato asti DOCG, perché ogni due di queste fantastiche bevande possono essere abbinate a tanti cibi, soprattutto anche il salato. Noi da 3 anni lavoriamo con il consorzio d'asti insieme e abbiamo abbinato tutte le due entrambi con la carne, con il pesce, e può funzionare molto bene. Ma la prima cosa più importante è conoscere la materia prima. Senta, ma quindi si sfata questo abbinamento dell'asti e del moscato solo con i dolci? L'asti è nato per il dolce, ma anche il vino bianco è nato per il pesce. Oggi si bevono anche vini rossi con il pesce grasso, e la stessa cosa può essere fatta con l'asti. L'asti deve essere lavorato diverso, perché essendo una bevanda poco alcolico e zuccherino, per cui una bevanda per me molto estiva, un pesce leggero marinato prima nell'asti può funzionare. Ma anche le carni rossi, se facciamo prima una riduzione d'asti, significa bolliamo l'asti, evaporo l'acqua e rimane solo il succo, l'animo dell'asti, e con questo possiamo anche cucinare la carne, che poi diventa più tenera e un po' più dolce. E abbinato a una coppa d'asti in estate, fantastico. Senta, l'asti come aperitivo come lo vede? È la bevanda italiana numero uno per me. Il vino dolce bollicino più venduto al mondo e più grande produttore anche di questa fantastica bevanda, per cui per me nasce come aperitivo, ma poi può essere veramente durante una cena, durante un pranzo, e sono bevuto fino alla fine. Senta Knam, le faccio una provocazione. L'asti e il moscato con la pizza? Bella domanda. Qui darei, è possibile, faccio una pizza di pere gorgonzola e si sta da Dio, per esempio. Certo, e invece una pizza, quella marinara normale con l'aglio, problemi? Qui è molto molto provocante, perché l'aglio, essendo molto molto persistente e forte, ma oggi come oggi ormai facciamo di tutto, per cui non è detto che può essere abbinato. Senta, le faccio l'ultima provocazione. Lei è tedesco. Un piatto tedesco con l'asti o col moscato? Un bel stinco di maiale e una bottiglia di asti insieme. Grazie. Prego.